fuori dalla finestra, si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi siamo e resteranno per sempre. Prova 1, 2, 3. Ok, va bene. Va bene. Buonasera. Grazie a tutti. Io intanto prima di iniziare volevo passare un secondo la parola a Mario e poi entriamo nel merito del comizio. C'è sempre qualche praticuccia da sbrigare, come ho detto Cerrisi. Questa sera noi della lista unita dobbiamo esprimere piena solidarietà, senza se e senza ma, a Mario Tomei. Mario Tomaino, che è stato oggetto di un vile attacco, è stato paragonato a Prospero di Acri e a Cettola Qualunque. Di Cettola Qualunque Mario Tomaino non ha niente, qualcun altro ha qualcosa di Cettola Qualunque,
perché Mario Tomaino non ha promesso posti, non ha ricattato le persone per farle entrare in lista, non ha promesso niente, non ha promesso posti nel servizio civile da istituire. Mario Tomaino ha fatto delle denunce serie, ha detto delle cose serie alle quali nessuno ancora risponde. Devono rispondere alla domanda di Mario Tomaino su depressioni fatte sui candidati. E non si può delegittimare Mario Tomaino e sputtanare un intero paese. Perché se Mario Tomaino è un personaggio, viene descritto come un personaggio folcloristico di questa campagna elettorale, tutti gli altri decollaturesi siamo dei pagliacci. Quindi noi esprimiamo piena solidarietà a Mario Tomaino, avversario acerrimo mio, da anni, ma persona con la quale ho rapporti cordiali, perché la politica è una cosa e i rapporti umani sono un'altra. Quindi questa sera noi l'abbiamo espressa, abbiamo mandato un comunicato stampa ai giornali, è stato già pubblicato su Web Oggi, lo potete leggere, quello che pensiamo. Non si deve scherzare dell'inglese di Mario Tomaino, neanche io so pronunciare il Newcastle, com'è. Non lo conosco nemmeno io l'inglese, sono un cetola qualunque come Mario Tomaino, per quanto riguarda l'inglese. Ma io sono decollaturese e italiano, ritengo di saper parlare l'italiano e ritengo di conoscere benissimo la nostra lingua, il nostro bel dialetto. Quindi questa ironia che è stata fatta, noi chiediamo che sia fatta immediatamente luce per sapere chi ha fatto questa cosa, se è una persona o sono più persone ad aver fatto questa cosa, e si deve sapere subito all'entourage di quale lista appartengono queste persone. Io penso che siano le persone che negli anni passati hanno confezionato dossier contro di me in occasione delle elezioni 2006, o libri spediti da Messina sulle chat erotiche di qualche ragazzo di decollatura. Chi è aduso a fare certe cose, penso che anche in questa campagna elettorale non è stato con le mani in mano. Vi ringrazio e vi invito a fare un applauso a Mario Tomaino. Mario Tomaino che non ci ha lesinato attacchi a noi della nostra lista e che non ha lesinato attacchi alla candidata Angela Ciconte. E vi invito a fare un applauso ad Angela Ciconte per i torti subiti. Avremmo gradito da chi manda i fiori in occasione delle inaugurazioni, per rispetto delle donne, che aveste speso una parola per le accuse giuste rivolte ad Angela Ciconte. Vi ringrazio e prenderò la parola dopo, perché ho tanto da dire. Ok, buonasera a tutti, grazie perché siete sempre numerosi ai comizi che stiamo sino ad ora portando avanti. Saluto tutti i ragazzi della nostra lista che non sono purtroppo presenti questa sera, vorrei faceste un applauso a loro perché è come se ci fossero, però per impegni non sono qui. Allora io voglio iniziare subito parlando di ciò che noi vogliamo portare avanti e portare a termine per decollatura, coscienti del fatto che possiamo realizzare tutto ciò che vi proponiamo su questo bellissimo dépliant di un bel po' di paginette. Dépliant che tratta di tutto, non solo dell'ordinario. Vorrei prima di iniziare sottolineare che io negli 8 mesi di minoranza fatta mi ritengo pronto ad amministrare il comune di decollatura.
che questa squadra si ritiene pronta ad amministrare il comune di Decollatura, perché vedete, negli 8 mesi di minoranza io ho cercato di essere presente, di oppormi e di essere vigile alle ingiustizie che sono state subite dai cittadini. Ho imparato tanto da solo, purtroppo non avevo dei tutor io e di conseguenza ho dovuto da solo portare avanti una minoranza cercando di capire, perché per l'amor di Dio nessuno nasce imparato, e a mie spese ho capito dove ho sbagliato e ho capito quello che di buono sono riuscito a fare in questi mesi, e tra poco vi dirò una cosa non buona, ma credo di più, perché vedete, quando si fa minoranza bisogna, come ho detto alla presentazione, essere vigili nelle ingiustizie ed essere a favore di una maggioranza quando si tratta di bene del paese. Il programma della lista unica è composto da vari punti. L'altra sera a Cerrisi ho parlato di agricoltura, di innovazione e tradizione, di paese albergo. Questa sera voglio parlare di un punto che qualche lista non tratta, ma che noi trattiamo, che è un punto essenziale per la crescita della nostra comunità. Parliamo un po' di legalità. Allora, io questa sera ogni tanto voglio leggere, per essere più preciso, perché non voglio passare per il saccente di turno e quindi imparare a memoria mezz'ora prima del comizio e farvi credere di poter sapere tutto. Eh no, io ho tanto da imparare, ma ho la forza di potervi dire che oggi posso amministrarvi. Un punto che a noi ci abbiamo messo come primo punto per la legalità riguarda la gestione di appalti e forniture, e noi rispetteremo il protocollo siglato a suo tempo dal sindaco Anna Maria Cardamone. Di conseguenza noi saremo vigili e monitoreremo tutto. Ma soprattutto mi preme dire che sarà immediatamente interrotto il rapporto con la società BIT che fornisce un presunto supporto informatico all'ufficio finanziario e tributi. Questo sarà subito interrotto, questo rapporto, perché vedete, i primi punti di un programma devono rappresentare la legalità, e oltre a poter dire della imminente collaborazione attiva con le forze dell'ordine, ma soprattutto poter rendere Decollatura un paese vivibile e poter avere voi comunità di fronte un'amministrazione che possa tutelarvi in tutto e per tutto e possa combattere per le cose giuste. Dalla legalità voglio fare un salto a un progetto, perché vedete, noi quando si parla di me soprattutto si parla di una persona che è quasi definita razzista, e questa è una cosa ingiusta, perché io non sono razzista. Io ho tanti amici di colore a cui voglio bene, però apro una parentesi e la chiudo subito, su cui non faccio business. E quindi un punto importante del nostro programma elettorale è l'accoglienza. Noi faremo in modo che il progetto SPRAR vada avanti, ma vada avanti in modo giusto e agli occhi dei cittadini in modo legale. Quindi sicuramente ci sarà una gara d'appalto e vedremo quale cooperativa si aggiudicherà il continuo del progetto, ma vogliamo subito dire che il comune si assumerà il compito di mantenere tutti coloro che lavorano all'interno del progetto SPRAR. E questo non lo dico perché vogliamo i voti, non ce ne frega niente, anzi non votateci. Lo dico perché voglio un attimo farvi capire quello che noi crediamo sia l'accoglienza. E allora un'accoglienza deve essere integrazione.
integrazione tra cittadini decollaturesi e cittadini che vengono nel nostro paese. Sarà compito dell'amministrazione quindi creare un progetto di accoglienza che possa dare qualcosa di più per la crescita del paese. E allora vedete, quando si parla di accoglienza in questi termini, allora si parla di un'accoglienza corretta. E quello che l'amministrazione comunale, sempre se dovessimo vincere noi questo 10 giugno, quello che la nostra amministrazione comunale andrà a fare è essere trasparenti, un termine utilizzato molto spesso invano negli anni, ma che noi vogliamo utilizzare per farvi capire il nostro nuovo concetto di fare politica. È ovvio ed è normale che in questo comune c'è un problema di bilancio, e questo credo sia risaputo a tutti, e lo voglio dire anche questa sera qui, perché voglio un attimo chiarire una cosa. Se mai dovessimo vincere il 10 giugno, dal 10 giugno in poi, qui sulla mia destra saremo noi ad amministrare, ma quando siamo lì dentro siamo gli amministratori di tutti. Quindi anche se io personalmente dovessi avere qualche problema personale con qualcuno, tengo a precisare che all'interno del comune siamo tutti, i dipendenti sono dipendenti, gli amministratori sono amministratori. Poi fuori quella porta, per strada, possiamo non salutarci, possiamo mandarcene, possiamo fare quello che vogliamo, ma lì dentro dobbiamo dare l'esempio. E proprio per questo io mi meraviglio come le altre liste che parlano di bilancio e di crisi finanziaria, nonostante io ho fatto 8 mesi di minoranza, c'è qualcuno che ha fatto 5 anni e 8 mesi e usciva con dei fantastici articoli sulla Gazzetta del Sud, scritti dettagliatamente, dove veniva trattato in modo dettagliato il bilancio. Poi però nei comizi la comunità deve ascoltare che prima devono entrare nel comune per capire le carte. E allora io mi chiedo, in questi 5 anni e 8 mesi, che cosa mai questo consigliere, ex consigliere di minoranza, abbia fatto. Perché vedete, è fondamentale e importante risolvere questa discontinuità gestionale che c'è all'interno del comune di Decollatura. Però qui ci vuole un'amministrazione che abbia il coraggio di assumersi le responsabilità. E in questa lista, nel momento in cui dovesse vincere, il sindaco e il vice sindaco assumeranno le responsabilità, e quindi il comune risparmierà ben 12.000 euro annui che vengono dati ad una dirigente. E allora queste cose le dobbiamo dire se c'è una fase di predissesto, altrimenti significa prendere in giro il cittadino. Questo è uno dei primi punti che faremo nel momento in cui entreremo nel municipio, e lo faremo non per problemi personali che ha il sottoscritto, ma perché chi vuole bene a Decollatura oggi è giusto dover fare questo passaggio. E un sindaco oggi deve avere l'autorevolezza e il coraggio di prendere delle posizioni. Perché io, se mai dovessi vincere, non vado in comune a firmare certificati, a fare carte d'identità, e non vado in comune perché voglio una fascia. Io vado in comune perché ho l'esigenza di portare avanti dei progetti concreti e seri per poter far ripartire questo paese. E io tengo a dirvi un'altra cosa, e questa la voglio leggere, perché voglio specificare la serietà tenuta in questi 8 mesi. Questo ci tengo a precisarlo, perché dovete capire che chi vi amministra, chi vi andrà ad amministrare, non sarà un ragazzo di 30 anni che viene sempre sminuito dal lavoro che fa. Perché vedete, non credo esista un manuale dei sindaci
e in questo manuale si dica che si può fare il sindaco solo se si è farmacista, professore o impiegato alla Calabro. Perché io sono un promoter di spettacoli e non credo di avere nulla in meno di questi signori. Forse ho qualcosa in più perché organizzando degli eventi mi assumo delle responsabilità e soprattutto riesco a stare a contatto con la gente, cosa che gli altri, e mi preme dirlo, riescono ben poco. La serietà è questa che vi sto per leggere. Una serietà di un consigliere senza tutor, ovviamente, scusa se faccio la battuta, Mario. Il consigliere Angelo Godino e il consigliere Gigi De Grazia hanno votato il PSC permettendo tanti vantaggi al comune di Decollatura. Il comune di Decollatura ha partecipato al bando per la misura 7, intervento 7.1.1, sostegno alla stesura e dall'aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni nelle zone rurali. Il capofila di questo piano era, pensato un poco, il comune di Decollatura, e i comuni partner erano Carlopoli, Cicala, Martirano, San Pietro Apostolo e Soveria Mannelli. L'approvazione in consiglio comunale del piano di sviluppo era condizione necessaria per poter poi partecipare ai bandi sulle altre misure del PSR Calabria, dedicata agli enti pubblici. In consiglio comunale, pensate un poco, l'approvazione del piano è avvenuta grazie alla minoranza, al sottoscritto e al consigliere Godino. E merito di questa approvazione se potremmo partecipare ai bandi dedicati agli enti pubblici. Uno è già scaduto, l'altro bando scade il 25 giugno, non so se il commissario prefettizio abbia già attivato qualcosa, ed è relativo investimenti infrastrutture per i comuni con la popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, quindi Decollatura rientra. L'obiettivo dell'intervento è il miglioramento o adeguatamento delle infrastrutture di paese e delle strade interpoderali. Ci sono circa 150.000 euro compresi di IVA. Ebbene, questo ve l'ho voluto dire perché Mario era di minoranza e se fosse stato il mio tutor sarebbe stato vicino a me. Ma vedete, il candidato sindaco della lista che ci ha preceduto prima a parlare non ha votato positivo, si è opposto a qualcosa di costruttivo per Decollatura. Oggi, se Decollatura partecipa a questi bandi, è grazie alla serietà avuta dal sottoscritto, che a 31 anni organizza feste, però è riuscito a portare avanti un progetto pur essendo di minoranza e non di opposizione, che sono due cose diverse. Non si è opposto alla maggioranza solo perché era una proposta portata avanti da un sindaco, ma si è messo la mano sul cuore, ha votato positivamente perché a me interessa il bene di questo paese. E io e l'architetto Perri oggi siamo insieme e l'abbiamo già spiegato, e rispondo ai candidati della lista Decollatura Rinasci prima, e lo sanno da mesi perché siamo qui insieme. Non siamo insieme perché dobbiamo andare al potere o perché la notte ci sogniamo una fascia di sindaco da anni. Siamo insieme perché abbiamo lottato affinché questo paese in questa tornata elettorale avesse due liste. Non ci siamo riusciti e abbiamo presentato un progetto politico che credo sia uno dei più seri che vi stanno proponendo in questa campagna elettorale. Mi premeva dire questo perché voglio che voi capiate la serietà che contraddistingue questa lista. Voglio che voi capiate l'importanza che ha oggi questo voto per il nostro paese.
E soprattutto voglio che voi capiate che il voto è la massima espressione di libertà e deve essere la massima espressione di libertà. È sicuro, sarebbe scontato venirvi a dire che nel momento in cui dovessimo vincere le elezioni, noi faremo in modo di creare e di darvi i servizi adatti, perché ogni comune merita di avere i servizi. È importante, io credo, ho anche la presunzione di dire, Mario smentiscimi se sbaglio, io e te abbiamo un bellissimo rapporto con molti amministratori della zona, pur essendo dei semplici cittadini di un paese. E quindi vedete, tanti parlano di unione dei comuni, ma l'unione dei comuni avviene dopo un'unione di servizi, perché non si può unificare subito due comuni se prima non si crea una collaborazione fattiva degli stessi. E allora è compito nostro creare e dare la possibilità al nostro comune di poter collaborare sui servizi con i comuni limitrofi. E già abbiamo iniziato un discorso serio e concreto con l'amico Michele Rizzo, sindaco del comune di Platania, perché qui c'è un problema serio, che è quello degli LSU che sono stati stabilizzati e che noi vogliamo rendere ancora più integrati nella nostra amministrazione. E con l'unione dei servizi si può creare un lavoro davvero bello e si può iniziare a collaborare fattivamente con i comuni affinché un domani si possa anche raggiungere una cosiddetta unione dei comuni, che sicuramente prima o poi dovrà avvenire. A me piace parlare, quindi se parlo tanto poi i miei candidati me lo dicono, eh? Cerco di parlare a braccio, però di leggervi qualcosa, perché non voglio che voi vi sentiate presi in giro da me, perché io sono un giovane che ha fatto minoranza, che ha imparato, che vi dice che può andare ad amministrare il comune di Decollatura, ma che si propone a una comunità con rispetto ed umiltà. Non ho la presunzione di dire di essere il migliore dei candidati, ma ho la presunzione di dire di essere il candidato che può, al momento della vittoria, stare a pieno contatto con la cittadinanza, con i problemi della stessa, e posso essere un buon sindaco, un sindaco della gente. Ma soprattutto sono onorato di avere questa squadra di ragazzi che non prendono il microfono e parlano a vanvera, ma di ragazzi che si alzano la mattina e vanno a lavorare, non dormono fino a luna, ma bensì hanno la sveglia, vanno, lavorano, e questo è molto importante, perché questo è un grande senso di serietà che un giovane porta in questi periodi. E per amministrare è fondamentale che chi si presenta al vostro cospetto debba avere come primo punto la serietà, debba essere maturo nel poter dire: posso amministrare il comune di Decollatura. È ovvio che i punti cardine del nostro programma sono tanti, ma soprattutto sono legati ad un aspetto innovativo, perché noi crediamo che l'innovazione oggi possa camminare a pari passo con la tradizione. Abbiamo il compito di portare avanti e di far conoscere i prodotti locali del nostro paese, farli conoscere
in modo differente dal solito, utilizzando i metodi web e la rete che oggi fanno da principi in tutto il mondo. Poter utilizzare e creare del movimento del nostro paese vorrà dire creare economia. Poter utilizzare le strutture comunali che sono in una fase di disuso è importante, perché vedete, ogni struttura comunale può recare al comune un'entrata. E la collaborazione fattiva con l'associazionismo decollaturese sarà uno dei punti principali che andremo a portare avanti. Perché è fondamentale vivere il paese, è fondamentale conoscere le esigenze dello stesso ed è fondamentale conoscere le associazioni che vivono in questo paese. E sono numerose. Ognuna propone qualcosa di essenziale per Decollatura. Quindi è ovvio, anche noi abbiamo prospettive di economia e di lavoro, ma non ve lo promettiamo, perché non ve lo possiamo promettere, né quando veniamo a cercarvi il voto delle case, perché non uscirà mai dalla nostra bocca che vi prometteremo mai un posto da qualche parte. Perché in questo momento non avete bisogno di prese in giro. In questo momento avete bisogno di qualcuno che vi dica quello che si può realizzare senza per forza dover promettervi qualcosa. Perché essendo nel XXI secolo sarebbe scontato e sarebbe stupido farvi delle promesse lavorative. Anche perché sarebbe ingiusto e scorretto da parte nostra venire a prendervi ulteriormente in giro dopo una caduta di un sindaco. Ci troviamo qui oggi per proporre le nostre idee, per dirvi che le nostre idee sono le più propositive di questa campagna elettorale, perché non si può controbattere ad una lista che ha un programma che sembra un dettato di un bambino della quinta elementare. Perché non si può parlare di lampioni, buche e spazzatura. Perché questo è l'ordinario, è all'ordine del giorno. Ogni comune, ogni amministrazione deve risolvere questi problemi. Sembra, e lo ripeto, un programma elettorale trovato su Google, copia e incolla e stampato. E allora in questo modo, questa è una mancanza di rispetto verso i cittadini. Noi dobbiamo essere corretti nel dirvi quello che abbiamo voglia di fare e il nostro programma nel momento della vittoria sarà portato avanti alla prima giunta, verrà deliberato e nei prossimi 5 anni noi dobbiamo realizzare in gran parte quello che vi abbiamo proposto. Altrimenti saremmo stati scorretti verso di voi. Non dobbiamo parlarvi dei lampioni e delle buche e della spazzatura proponendovi un ritorno al passato. Dobbiamo potenziare quello che già abbiamo. Dobbiamo dare modo a chi lavora all'interno di questo comune di sentirsi protagonista della vita sociale del paese. Dobbiamo essere presenti e dobbiamo essere equi verso ognuno di voi. Non deve esistere l'amico del sindaco e quello che non l'ha votato. Nel momento in cui si vince siete tutti cittadini e un'amministrazione deve guardare il cittadino nello stesso modo se ti ha votato o se non ti ha votato. Dovete ritornare ad avere un'amministrazione che sia popolare, che sia tra la gente, che vi disbrighi ciò di cui avete bisogno. Dobbiamo smetterla di avere un comune ad orario, ad appuntamento,
perché non se ne può più. Dobbiamo darvi delle risposte concrete e dobbiamo soprattutto nel momento in cui vinceremo, e questo lo dobbiamo fare, mi rivolgo ai candidati della mia lista, creare una collaborazione con le minoranze. Perché in questo momento, e lo sottolineo, noi siamo stati gli unici, e spero che Decollatura questo lo capisca e ci premi, ad aver voluto, non per debolezza e non per altri motivi che molti sanno, ma che purtroppo non vogliono accettare, abbiamo voluto cercare di unire più progetti politici, perché era l'unica cosa, l'unico modo per far ripartire al meglio un paese che oggi è diventato la barzelletta del Reventino. Perché guardiamoci in faccia, ragazzi, lo è. Perché non abbiamo più possibilità di fare nulla, perché ogni tot di mesi, sbarra anni, siamo commissariati. Perché si porta avanti sempre una maggioranza che si presenta al popolo come la migliore, come la più preparata, e poi si rivela l'ennesimo fallimento. Perché quando ci sono troppe donne in una lista, è ovvio che un progetto politico non può andare bene. Troppe donne, non mi riferisco a donne inteso sesso, ma troppe prime donne, scusate, ho sbagliato. E quando soprattutto all'interno di una lista ci sono candidature portate da terzi, questo al mio paese vuol dire che quei terzi, non mettendoci la faccia, dopo pretenderanno qualcosa. E oggi Decollatura non ha la forza di poter dare qualcosa a qualcuno. Ha solo la forza di avere un gruppo che abbia il coraggio di prendere delle decisioni nemmeno tanto impopolari, attenzione, delle decisioni forti e delle decisioni che diano la possibilità a tutta la comunità di essere fieri finalmente di un'amministrazione che non deve dire grazie a terze persone per averci fatto vincere. Noi siamo un gruppo compatto proprio per questo, perché abbiamo le idee, abbiamo i progetti, li vogliamo portare avanti, abbiamo la forza di portarli avanti, abbiamo la grinta di poter far ripartire il paese sin da subito, facendo eventi mirati, lavorando su peculiarità che offre il nostro paese, dando i servizi principali alla comunità, parlando di legalità, di sociale e di accoglienza, ma parlandone in modo pulito e trasparente. Perché oggi c'è bisogno soprattutto della così amata trasparenza che negli anni molti si sono vantati di avere. Io voglio, prima di passare la parola, voglio ricordare nuovamente che è fondamentale per tutti voi adesso prendere queste elezioni in modo un po' più serio rispetto a quello che si poteva pensare. Perché vedete, io capisco che all'interno del nostro gruppo ci può essere la figura mia e la figura di Mario che possono forse bloccare qualcuno, no? E quindi vedere le nostre persone come un male per il paese. Invece io vorrei che voi apprezzaste quello che abbiamo fatto. E lo voglio ripetere, perché
Sì, parlare di idee, di quello che si vuole realizzare è fondamentale, però è fondamentale anche spiegare nuovamente, per chi non l'avesse capito, che io e Mario abbiamo deciso di darci la mano, chiarire tutto ciò che c'era da chiarire e perché amiamo il nostro paese, iniziare un percorso di unione. 2 anni fa io ho tenuto una campagna elettorale strana, abbastanza dettata dal cuore, no? Venivo vicino di fronte a voi e vi parlavo da ragazzo che voleva cambiare il paese, però attaccandosi solo ed esclusivamente all'amore che aveva per il proprio paese, non potendo andare oltre. Perché effettivamente ero cosciente di non avere la capacità di poter andare oltre. Ho fatto una campagna elettorale forse delle volte anche sbagliata e sono stato premiato e sono felice di aver avuto un bel consenso da parte dei collaturesi, dopo aver fatto una lista completamente da solo a soli 29 anni, senza l'aiuto e la chiusura di nessuno. Però oggi mi presento a voi invece in una veste simile ma cambiata. Io vi parlo col cuore, ma vi parlo anche con la preparazione e il coraggio di dirvi che oggi posso andare ad amministrare questo paese perché credo di aver in questi mesi e anche nel periodo commissariale capito e affrontato, andando a documentarmi spesso nell'albo pretorio online, ho studiato per poter, a prescindere dalla candidatura, poter essere preparato e per poter affrontare, se mai dovessero essercene, problemi nel mio paese. Quindi oggi mi reputo pronto e mi reputo preparato per andare ad amministrare questo comune insieme ad un gruppo davvero compatto, ad un gruppo che ha avuto difficoltà nelle candidature, che ha affrontato un ricorso al TAR e l'ha vinto, che ha voluto fortemente esserci in questa tornata elettorale. Ad un gruppo che ha lavorato affinché si potesse unificare il più possibile. Ad un gruppo che non ha mai preteso candidature a sindaco. Ad un gruppo che vi sta proponendo un progetto politico serio. Ad un gruppo che vuole realizzare qualcosa di costruttivo per Decollatura. Ad un gruppo che vuole pensare a tutti. E in particolare ai giovani. E detto dalle mie parole, anche questo mi prende il lusso di dire che nel momento in cui vinciamo, se posso dire di poter pensare agli anziani perché nella mia vita l'ho fatto, ai disabili perché nella mia vita l'ho fatto, ai giovani perché nella mia vita l'ho fatto, allora mi prendo il lusso di dire che quando vinceremo le elezioni, queste categorie saranno finalmente portate ancora più in su a Decollatura. Perché vedete, gli altri possono parlare quanto vogliono, ma negli anni le cose concrete, non le parole, la concretezza l'abbiamo data spesso noi, che sin da giovane io ho fatto parte di varie associazioni, anche politiche, come mi fanno spesso ricordare. Ma nella vita bisogna sbagliare, bisogna fare le cose giuste, ma bisogna farle con la propria testa. E io con la mia testa avrò anche sbagliato e sono felice di aver sbagliato per qualcuno. Ma sono anche felice di oggi poter dire che se proporremo dei progetti seri a Decollatura, noi possiamo dirlo questo.
come posso dire, del PSC, perché l'ho votato io. Posso anche dire che ci sono cose che questo gruppo può realizzare perché negli anni le ha fatte, mentre ci sono alcuni che hanno scaldato la sedia in minoranza e oggi si prendono il lusso di dire che possono fare il sindaco di decollatura. E allora questo non lo accetto, perché vedete, questi non sono attacchi personali e finiamola di fare il vittimismo, questi sono attacchi politici. Perché quando qualcuno vuole, quando qualcuno si candida e dice di voler bene al paese, anche se in minoranza, deve, quando se c'è qualcosa di costruttivo per il paese, alzare la mano e votare a favore, perché altrimenti non si può presentare a sindaco da voi. Con quale criterio si presenta a sindaco? Spiegatemelo. Perché ha fatto gli articoli sulla Gazzetta del Sud e là specificava il bilancio e qui non riesce a capire e ci risponde che deve entrare in comune per capire, per vedere le carte. Che carte devi vedere? Hai fatto la minoranza 5 anni e 8 mesi. Le avrai pur viste queste benedette carte. Ne hai parlato sulla Gazzetta del Sud. E allora devi essere chiara nei confronti dei cittadini. Va bene, forse gli articoli glieli faceva qualcun altro, però noi purtroppo non abbiamo gli addetti stampa. E quindi molto spesso sbagliamo. Però per queste cose, attenzione, quando si cerca di parlare, quando si cerca di dire negli altri comizi parliamo di quello che vogliamo fare, bene, noi ne parliamo di quello che vogliamo fare perché non stiamo a parlare di buche e lampioni. Però è anche giusto che voi sappiate chi può anche vincere le elezioni a decollatura. E questo non è parlare a male personalmente, quello che ho fatto io 2 anni fa era parlare a male personalmente e lo ammetto, ho chiesto scusa. Qua stiamo parlando di politica, come io accetto quando mi si dica che sono stato presidente di questo e di quello, che sono stato nel circolo di Dell'Utri eccetera eccetera, io l'accetto e non posso dire nulla perché è la verità. Ma non ho mai pensato ai miei interessi personali e ho sempre solo messo la mia faccia per ogni cosa che ho fatto. E quando ho sentito prima che la candidata Brigante ha rinunciato a una candidatura a diventare vice sindaco, io personalmente questo particolare non me lo ricordo. E quindi vorrei sapere, vorrei raccontare la storiella di questo vice sindaco, perché se poi è stato proposto da qualcun altro è un altro paio di mani. Io mi ricordo solo una candidata di minoranza che non vedeva l'ora che cadesse un sindaco, questo me lo ricordo benissimo, ma che gli fu proposto un ipotetico vice sindaco, questo, ragazzi, prima di dire le cose io ci terrei vi informaste anche da un po' da tutti, non solo da chi ve le dice le cose. È importante che questa volta voi non vi facciate prendere in giro, perché noi ovviamente noi vogliamo vincere le elezioni a decollatura e siamo convinti che la nostra campagna elettorale pulita ci premi. Ecco perché ho parlato subito di legalità, perché già è importante affrontare questo tema all'inizio, perché nessuno può dire che da parte nostra ci sono state promesse o altro. E quindi è già fondamentale che vediate una futura amministrazione pulita. È una futura amministrazione che vuole darvi delle risposte subito, risposte in particolare alcune che non vedete l'ora che qualcuno ve le dia, e noi ve le daremo,
perché abbiamo il coraggio di potervele dare. E allora non fa niente, è bello. Mi è successo ieri ad 18 anni e se n'è andata la luce, quindi vuol dire che sarò proprio io che faccio andare via la luce, perciò scusatemi. Allora io concludo subito, lascio la parola ad Angela e poi ci rivediamo dopo. Bene, buonasera a tutti. Lasciatemi dire, in qualità di donna di origine calabrese, che vive il rapporto tra le proprie radici, la propria storia familiare e la propria vita lavorativa in giro in tutta Italia, che oggi sono veramente orgogliosa di vivere questa competizione elettorale in questa lista civica, che rappresenta un laboratorio per costruire una nuova idea di politica nel paese come in Italia, perché è indubbio che tutte le categorie della politica stanno cambiando. Destra e sinistra stanno scomparendo, come ho già detto a Cerrisi, adesso c'è alto basso, casse contro popolo, vita morte, verità menzogna. E oggi l'unica differenza che ci può essere in politica è sui valori. I valori che si trasmettono e la validità dei programmi, le ricette amministrative. Che cos'è una lista civica, quella che rappresentiamo? L'identità, il radicamento nel territorio, una nuova classe dirigente che nasce dal basso, viene selezionata dal basso. E vuole e deve essere competente. Io rappresento la mia storia, la mia mission valoriale antropologica, che si traduce in un impegno in questa mia candidatura nell'essere dirigente del popolo della famiglia, non per cadere più dall'alto come è stato detto e fare un tonfo, ma perché penso che un paese che ha come rappresentante una propria paesana deve essere orgoglioso che la propria paesana ha rappresentato a livello nazionale una propria candidatura come capolista, invece qualcuno gira al contrario. Ora cosa faccio? Porto questo mio impegno, questo mio contributo, questa mia competenza, questa mia passione nella lista unica, fatta di persone di valore che hanno valori. Do assolutamente tutta la mia solidarietà insieme alla mia lista a Mario Tomaino, però ribadisco un concetto: non è ammissibile in una competizione elettorale degna di decollatura che ci siano offese, insulti, scadimento in basse polemiche personali. Questo malcostume deve assolutamente finire, anche perché chi utilizza calunnie e fango, come sono state utilizzate nei miei confronti, calunnie e fango, e usa queste calunnie e questo fango come arma politica, altro non fa che darsi la zappa sui suoi piedi, perché le calunnie e il fango che sono state dette nei miei confronti non hanno fondamento, quindi cadranno miseramente. Anzi, questo metodo di fare questa mala politica altro non fa che dimostrare una qualità infima di moralità, di bassa moralità. E proprio per questo persone di questo livello non possono rappresentare nessuna persona in un'amministrazione comunale. Poi vorrei dire che è stato detto che in quella lista non ci sono persone tesserate. Invece sì, c'è una persona tesserata proprio nel movimento in cui lui combatte tanto, nel popolo della famiglia, proprio in quella lista.
Valori e programmi sono un binomio inscindibile, perché la nostra nazione è fatta di famiglie e anche Decollatura, come il resto d'Italia, è fatta di famiglie. E i problemi delle famiglie sono uguali in tutta Italia: sicurezza, lavoro, sviluppo economico e commerciale. Quindi, se c'è disoccupazione a Decollatura come nel resto d'Italia, chi ne risente è proprio la famiglia. Quindi bisogna puntare sulla famiglia, che è il luogo in cui vivono i valori, la solidarietà, la protezione, la sicurezza. Tutto questo significa, guardando la famiglia, significa puntare sull'economia. E ora parliamo del programma della Lista Unica, che io insieme alla mia squadra mi impegno proprio a portare avanti. Personalmente ho sempre parlato dell'impegno per la difesa dell'ospedale di Soveria Mannelli e del centro di salute mentale di Reventino. L'assistenza ai bisognosi, ne ha già parlato Luigi, alla popolazione anziana, la consulta giovanile, la sistemazione della scuola materna di San Bernardo. Abbiamo pensato a una cooperativa di prodotti locali da immettere nel mercato a livello regionale e nazionale. Uno sportello per segnalare richieste o esigenze da parte del cittadino. Noi vogliamo valorizzare il territorio con manifestazioni e presentare prodotti locali e creare così economia e commercio. Vogliamo tornare a un vecchio metodo, quello delle prestazioni, non so se vi ricordate, ogni singolo paesano può dare un piccolo contributo in tempo. E voglio aggiungere una mia idea personale: aprire un centro aiuto alla vita e sostenerlo dal comune. In questo modo ci avviciniamo alle donne in gravidanza per portare la vita a Decollatura. Per chi si chiede io come farò, che abito a Torino, a gestire insieme alla mia lista tutte queste idee da portare avanti, altro non dico che io delegherò personalmente una persona di fiducia di Decollatura, che voi tutti conoscete bene e che sarà veramente un bel regalo che faremo. Poi siamo anche nell'era della tecnologia, quindi non è difficile comunque prendere contatti, confrontarsi e decidere insieme. Non è la distanza territoriale che divide, ma la distanza del cuore. Ci hanno voluto, quello che io rappresento, il popolo e la famiglia, hanno voluto additarlo come omofobi. Noi non siamo omofobi, noi rispettiamo la persona, ma siamo, non condividiamo questa nuova ideologia. Perché noi non condanniamo la sessualità, noi condanniamo questa distorta affettività. Noi non siamo xenofobi, perché noi siamo per un'integrazione sostenibile. Noi come primo diritto vogliamo il diritto a non emigrare. E come diceva Madre Teresa di Calcutta, chi non guarda prima i bisogni della propria famiglia, cioè l'Italia, ma guarda i bisogni esterni, cioè gli stranieri, non sta facendo altro che fughe mentali. Ecco, noi non vogliamo questo. Siamo stati presi in giro per il divorzio breve. Noi non siamo contro il divorzio fino a se stesso, ma noi siamo per la non banalizzazione del matrimonio. È stato detto, sbeffeggiandolo, Marione si è sposato a Las Vegas, ma proprio perché chi ha sofferto per la divisione di una famiglia può capire che la famiglia va difesa. In conclusione, sono convinta che Decollatura meriti di più di come è stata mal governata, meriti di più della cattiva amministrazione e dei veti incrociati che hanno portato il comune alla paralisi, meriti di più dei dirigenti comunali che hanno fatto il bello e il brutto tempo in base alla propria cecità professionale, merita di più Decollatura della rassegnazione che fa ammalare. Decollatura merita di più di una politica che sia finalmente all'altezza della storia, della bellezza, della potenzialità e delle energie di questo paese. Decollatura ha bisogno di ritrovarsi perché è smarrita.
Allora, riprendiamo il discorso di prima per quanto riguarda le domande che abbiamo fatto alla candidata Brigante. Sentivo dire che non intende rispondere alle domande che ho rivolto io e alle domande di Mario Tomaino. Si avvale, come succede nei processi, della facoltà di non rispondere. È un suo diritto, così come è il diritto di un imputato avvalersi della facoltà di non rispondere. Ma nei processi penali chi è innocente, chi è perfettamente innocente, chi non ha combinato certe cose, non si avvale mai della facoltà di non rispondere, anzi chiede un confronto. E io dico, ma perché non si organizza un confronto fra i quattro candidati a sindaci sui problemi, sui programmi? Perché non rispondono queste persone? Non vogliono rispondere a me, ma non rispondere significa chiaramente ammettere che quello che è stato detto è vero, che certi fatti che ha denunciato Tomaino, se non si risponde a Tomaino, certi fatti sono veri. Quindi questo deve essere chiaro a tutti i decodaturesi. Sono stati denunciati fatti gravissimi e sono stati indicati alcuni episodi gravissimi ai quali non si risponde. Ne introduco un altro oggi, io. Tutti lo sapete che stanno circolando soldi in paese, tutti lo sapete. Si dice nei bar, si dice nei locali che stanno circolando soldi per falsare un risultato elettorale. Ma noi non saremo sciocchi. Noi metteremo dei rappresentanti di lista adeguati e per prima al seggio numero uno lo vado a fare io, il rappresentante di lista. Perché non permetteremo che entrino i telefonini per ricattare le persone e mostrare le foto, e non permetteremo che siano attribuite quei voti segnati indicando il nome in un certo modo, magari il cognome maiuscolo, come usano alcuni, come hanno usato per anni alcuni abituati a comprare i voti. Come sono stati comprati in un'occasione, ma non vado oltre in questo momento, perché ci siamo dilungati. Io avrei preferito parlare dei programmi, delle cose che vogliamo fare. Noi l'abbiamo distribuito il programma, penso che voi lo avete avuto tutto il programma elettorale nostro. Lo abbiamo pubblicato su internet, lo ripubblicherò. Questa sera quando torno a casa lo ripubblico il nostro programma, perché il nostro è un programma importante. Noi abbiamo una strategia sul paese, noi sappiamo cosa fare di questo paese, il ruolo che deve avere il paese. Noi non diciamo vogliamo il bene, no, noi abbiamo studiato quale può essere il bene per questo paese, quali possono essere le politiche da portare avanti, il ruolo comprensoriale di decodatura. Noi non diciamo semplicemente io voglio il bene del paese, mi sono candidato e voglio il bene del paese. Mi ha detto un candidato l'altra sera, ma tanti programmi che cosa servono? Mi è venuto da ridere, mi è venuto da ridere di fronte a questo candidato, e mi viene da ridere adesso come ride Gigi, perché ignorava totalmente. Ma come puoi andare
ad amministrare un comune se non capisci, non sai che cosa si fa lì dentro, nel comune? Queste persone che pretendono di candidarsi per il bene del paese, ma che si sono candidate in realtà o perché convocati o perché interessati. Questa è la realtà. La nostra lista di queste cose non ne ha fatte. La nostra lista non sta distribuendo soldi, anche perché io non ne ho. Non so Gigi o gli altri. Io non ne ho soldi da distribuire, non ne ho mai distribuita. Certe scorrettezze nelle case non le ho mai fatte. Tra l'altro non ci sono neanche andato io a chiedere i voti. Devono essere chiare queste cose. Però siccome quello che sta accadendo ha rilevanza di natura penale, io mi meraviglio innanzitutto come mai non ci sono mai i carabinieri per sentire queste cose. Perché se avessero sentito le cose che ha detto Tomaino, che oggi si vuole fare passare per un frosparo qualunque, frosparo di Acri o il nuovo getto da qualunque, ma noi di getto non ce ne sono, ho detto prima. Può darsi che ci sia qualche cettina. Io non faccio attacchi personali, io chiedo cose che riguardano l'attività politica. A me non interessa se uno è vestito in un modo o è vestito in un altro, a me interessa quello che fa durante la campagna elettorale, a me interessa quello che porta avanti. Questa lista vi sta imbrogliando, perché vi sta chiedendo di firmare una cambiale in bianco, senza programma, senza niente. Io ho invitato il candidato sindaco e la lista e di tutte le liste a pronunciarsi sulla storia delle paleoliche, le paleoliche e le centrali a biomasse, che sono gli argomenti prediletti dalla mafia. Per questo ho chiesto che si pronunciassero le liste. Nessuno si pronuncia su queste cose. La candidata Briganti ha solo ricordato che ha votato contro in una delibera, ma non ha chiesto impegni, non si è impegnata su questa cosa. Noi siamo l'unica lista impegnata sulla legalità e siamo contro le paleoliche e le biomasse. Noi siamo l'unica lista che ha scritto queste cose. Così come siamo l'unica lista che abbiamo scritto che metteremo in mora la regione per quanto riguarda l'ingiusto tributo dei consorzi di bonifica, cosa che interessa a tutti. Tornando al ruolo comprensoriale, l'ha accennato Gigi, noi dobbiamo collaborare con Soveria, non possiamo avere con Soveria i rapporti reciproci che dice il professore Mussolini, insomma un rapporto da tamarri, perché da quello che ho capito io, rapporti reciproci, io devo stare a fare, io faccio questo se tu fai quello, questa è una trattativa tamarra. Noi vogliamo la collaborazione piena con un comune di Soveria, perché siamo attaccati, perché abbiamo problemi simili, perché dobbiamo andare d'accordo. Siamo come i parenti con Soveria, anche se non piacciono, ma sono parenti e bisogna frequentarli. Noi dobbiamo collaborare con Soveria. Noi, ad esempio, non abbiamo vigili urbani. Il primo giorno che ci insedieremo chiederemo al comune di Soveria di avere i vigili urbani di Soveria, dopodiché riapriremo, c'è un concorso in itinere da 8 anni perché lo avevo bandito io, riapriremo i termini del concorso, cambieremo la commissione e nella massima trasparenza, magari mettendo nella commissione qualche rappresentante della minoranza, sarà espletato questo concorso, perché è l'unico comune in Italia che non ha vigili urbani, è il comune
di decollatura. Questa è una cosa che non può durare, questa anomalia. Noi, per quanto riguarda il personale comunale, applicheremo il contratto di lavoro. Non abbiamo niente contro la dirigenza che c'è nel comune. La dirigenza, il dirigente, la dirigente. Noi non abbiamo niente contro la persona. Però è necessario una discontinuità. Perché in questo periodo commissariale, quando il comune è stato retto completamente da questa dirigenza, avete visto i risultati per quanto riguarda la spazzatura. L'emergenza spazzatura è una cosa che risolveremo in 2 o 3 giorni. Non è una vera emergenza, come viene presentata qua. Oggi ho visto un poco il video per quanto riguarda della diretta, della lista, della candidata Brigante. Mi è venuto da ridere. Ma se dovesse rappresentare il comune di Decollatura questa amministrazione, quella lista, ma scusate, ma quale potere contrattuale possiamo avere con gli altri comuni? Quale potere contrattuale potremmo avere in riunione di più sindaci? Che cosa andremo a dire? Ah, oh, che bella cosa, mi sta bene la fascia. Qui si tratta di amministrare il comune, di fare cose serie. Dobbiamo riaderire immediatamente al GAD, al gruppo di azione locale, perché altrimenti non ci possono essere contributi per gli agricoltori, per gli operatori turistici, per chi vuole avviare attività. Questa è una delibera che ho fatto subito. Bisogna risolvere la situazione finanziaria. La situazione finanziaria del comune è risolvibile. È chiaro che se noi appaltiamo ad esterno tutto quello che riguarda i tributi, anche inviare una semplice lettera, noi la appaltiamo a una società di Cosenza che ci è molto simpatica, poi ci troviamo senza soldi. Abbiamo i dipendenti, non li facciamo lavorare, li teniamo ad aggiustare carte così a non fare niente e appaltiamo tutto alla società che magari poi ci offre una gazzosa. O ci porto un panettone. La colomba pasquale. Ma dico, queste cose devono finire. Perché Equitalia o la società di Mondovì? Siamo andati fino a Mondovì per trovare una società. Negli anni passati siamo andati in Piemonte per comprare il gasolio da riscaldamento. Ma state a scherzare. Ma questo può essere la gestione di un comune. Queste cose devono cessare. Voi dovete dare il voto a questa lista. Dovete stare attenti questa volta. Perché solo noi possiamo fare certe cose. Che purtroppo non vi posso dire in questo momento, non perché sono segrete come il programma di chi. Abbiamo dei punti programmatici, ma perché non li scrivi se ce l'hai? Perché non lo dici che cosa vuoi fare? Perché non ho il tempo questa sera, perché siamo andati ben oltre il tempo, perché hanno parlato. Lo SPRAR non può essere soltanto uno strumento per promesse di lavoro, deve essere qualche cosa di importante per l'economia di Decollatura. Deve permettere, incrementandolo con nuovi posti, creare anche dei posti e utilizzare il personale comunale, perché la situazione del comune, finanziaria del comune, si risolve facendo pagare i tributi, quindi creando un ufficio tributi comunale, non affidandolo ad altri ad esterno che si prendono solo una lauta percentuale. E quindi, prima cosa. Seconda cosa, bisogna valorizzare gli immobili comunali. Non bisogna darli gratuitamente a persone neanche di Decollatura.
perché se l'avessero in uso gratuitamente gente di decollatura, menza pena, si usa dire qua. Ma nel nostro caso è pena intera, reato amministrativo, danno erariale. Tenere un terreno per anni, un terreno che vale un sacco di soldi, o un fabbricato o un immobile, darlo in uso gratuitamente è un danno erariale per il comune. Abbiamo la struttura degli ex forobolari, area polifunzionale, quella lì o si utilizza direttamente, come è stata utilizzata per fiere, per l'economia di decoratura, oppure va fatto un bando pubblico nella massima trasparenza, affittata, perché quello può dare almeno 20.000 euro l'anno di vitto. Se abbiamo 300.000 euro di deficit, facendo pagare il vitto del terreno dei Lami, dando in locazione il foro boario, il museo delle zappe, la vita comunale, riusciremo immediatamente a reperire i soldi per ripianare questo debito. Se il terreno di Adami, dove esiste una lottizzazione già approvata dal Consiglio Comunale, viene venduto, non dico ai 25 euro metro quadrato stimato dall'amministrazione Cardamone e dall'architetto Adelchi Ottaviano, ma viene venduto a 15 euro, sono 200.000 euro già subito che si incassa. Abbiamo un debito di 300.000. È semplice la situazione del comune. Se c'è la capacità di affrontare, se c'è la decisione, noi abbiamo la capacità e siamo decisi. Io non sono candidato e non voglio tornare in comune dopo che sono stato eletto 3 volte sindaco semplicemente per firmare invece di Gigi una tessera d'identità. Non ne firmerò, perché ho firmato le tessere di tutti i decoraturesi in tutti questi anni. Io voglio tornare in comune per fare delle cose concrete, per dare il mio contributo per risolvere la situazione finanziaria del comune e per rilanciare questo paese. Prima suonava la musica dei migliori anni, quella che è stata la sigla, i migliori anni. Voi ricordate le manifestazioni che sono state fatte in quegli anni? Non certamente le manifestazioni ridicole di presentazione di libri, che i libri sono importanti, bisogna leggerli, ma non bisogna fare manifestazioni per 30 persone. Dobbiamo creare eventi che portino a decoratura migliaia di persone. Vi ricordate Riccardo Fogli in questa piazza? Vi ricordate un rondò veneziano? Vi ricordate tutti il teatro al Foro Boari? Ve le ricordate queste cose? Non le ha avute nessun comune nel circondario. Erano i migliori anni di decoratura quelli. E devono tornare quei migliori anni. E devono tornare con la guida di Gigi De Grazia. Che se l'avesse avuto insieme a me, che cosa avremmo fatto allora? Gigi, anche se era ragazzino, allora era già vivace, già cercava di interessarti, già anche con Dellucci, il circolo di Dellucci, cercava di fare politica, aveva un anelito di fare politica Gigi De Grazia. Per questo mi è simpatico. E mi è simpatico perché mi ha fatto perdere le elezioni nel 2016. Perché deve essere chiaro che nel 2016, se questo ragazzaccio non avesse preso 500 voti, 500 voti e io 534, io vincevo le elezioni. Ma ogni cosa capo ha. Siccome io, tutti lo sanno qua a decoratura, io lo racconto in modo allegro, ma molto rispettoso, a me... Io sono guidato, non mi guida nessuna persona, ma certe cose che mi accadono,
c'è qualcuno che mi guida. E questo me l'ha lasciato una persona scomparsa, questa cosa me l'ha lasciato Don Bartolo. E mi diceva sempre, vai avanti, che le cose si aggiustano. Perché aveva capito la mia onestà, aveva capito il mio modo di fare. L'avevo capito bene, parlando poco. Oggi io la stessa onestà la rivedo in tutti quelli che sono nella mia lista. Noi andremo avanti e noi faremo il bene di Decodatura. Faremo il bene perché Gigi ha avuto l'umiltà di studiare e di imparare. Io ho avuto tanti allievi, perché in questi anni tante persone si sono candidate insieme a me. Ho avuto allievi bravi e meno bravi. Ho avuto persone splendide insieme a me, persone che mi hanno sostenuto. E mi hanno insegnato che bisogna seguire il candidato sindaco, così come lo seguo io oggi al candidato sindaco, perché il sindaco sarà Gigi. Noi parliamo insieme e parla anche Angela Giconte nelle nostre manifestazioni, perché noi siamo tre gruppi politici. Paese mio è una sigla alla quale io non rinuncio, perché ha fatto la storia amministrativa di questo paese, perché ha vinto 3 volte Paese mio, Decodatura Emozione da sigla del gruppo di Gigi, e quindi noi abbiamo parlato per questo. Noi non è che abbiamo parlato noi e non abbiamo lasciato parlare agli altri. Noi non abbiamo fatto queste scolaresche sedute sui gradini della Chiesa. Noi siamo rispettosi della Chiesa. Non siamo andati a fare campagna elettorale sulla gradinata della Chiesa. Perché la gradinata fa parte del sagrato. Voi lo sapete che cosa significa sagrato? Che cosa significa? È qualche cosa di sacro e non bisogna andare a fare la scampagnata sul sagrato della Chiesa. I comizi si possono fare in tutto il paese tranne che sul sagrato della Chiesa. Io quando sono andato in chiesa da sindaco non ho messo piede su Zambone, perché lì l'autorità civile non deve andare. Sbaglio, Angelo, a esprimermi in questi termini. Ho imparato bene questa cosa, perché noi rispetteremo la religione. Io avevo piantato i salici piangenti, che una mano ha stroncato, quale segno di rispetto dell'autorità civile per la Chiesa. È importante la Chiesa, è importante perché i valori che porta avanti sono valori che tutti condividiamo. Io a questo punto devo chiudere, pur avendo tante cose da dire. Per quanto riguarda, voglio dire una sola cosa che ha citato Angela Giconte, per quanto riguarda l'ospedale di Soveria, noi siamo impegnatissimi nella difesa, saremo impegnatissimi nella difesa dell'ospedale di Soveria e speriamo al più presto che la fotografia che c'è sulla pagina Facebook del Comitato Pro Ospedale, dove ci sono io con la fascia ad una manifestazione, sia sostituita dalla foto di Gigi con la fascia in difesa dell'ospedale di Soveria e della sanità.
perché quell'ospedale è anche nostro, dei regolaturesi, perché serve anche per i regolaturesi, così come difenderemo tutto quello che è in quell'edificio, ma non per fare politica. Noi non metteremo ovviamente nessuna ridicola tenda rossa lì sotto, che di queste sciocchezze non ne facciamo, perché noi abbiamo rispetto istituzionale, non faremo proteste di quel tipo. A questo punto io chiudo, ma una parola la devo dire anche, perché ci vuole pure la par condicio, anche per la lista del PD. Di questa lista non è che perché il professore Musolino è un'ottima persona, un galantuomo come l'ho definito io nella trattativa, perché noi abbiamo trattato giovedì, è vero, Nunzio Nero, se mi senti sappi che è vero che abbiamo trattato con il PD. Noi abbiamo trattato con il PD perché avevamo proposto il professore Ezio Bonacci quale candidato al di sopra delle parti, e a quel punto Mario Perri fuori dalla lista e Gigi De Grazia neanche vice sindaco. Ma che cosa dovevamo fare per il bene del paese? Quale altro passo indietro dovevamo fare? Non siamo riusciti a farlo questo accordo, perché il professore Musolino, che si è irrigidito sul fatto che voleva fare il sindaco, e voleva fare il sindaco con pochi candidati, e poi si è visto, pretendeva tutto, e noi non potevamo accettare. Noi a quel punto non era più fare un accordo, ma era andare a svendersi. Noi che avevamo già una lista pronta, noi abbiamo trattato con Tomaino, abbiamo trattato con tutti, abbiamo proposto anche ad Angelo Brigante, persona che personalmente noi come persona e come professionista rispettiamo e stimiamo. Io non ho niente contro Angelo Brigante, Gigi non ha niente, i nostri candidati non hanno niente contro Angelo Brigante e contro i candidati della lista di Angelo Brigante, le rispettiamo. Poteva anche fare il sindaco in un'organizzazione di una lista in un certo modo, con una squadra capace. Da sola, io che l'ho fatto, un uomo solo al comando, mi rendo conto che lei, conoscendola bene, essendo stata anche mia candidata, ha fatto l'esploit quando si è candidata con me, perché nel 2006 ha preso una legnata da me, quando si erano messi fascisti e comunisti tutti insieme, e io li ho degnati nel 2006. E il 2011 ha preso un'altra legnata, ma è stata eletta, l'esploit l'ha fatto nella mia lista, ma anche perché io in tutte le manifestazioni l'avevo presentata come l'elemento di punta, ma tra l'essere presentata come elemento di punta ed avere tutte le capacità per essere elemento di punta c'è una certa differenza. Io, pur non avendo niente, vi dico che se dovesse vincere questa lista, questa è una lista che per come sta agendo è la lista dei nemici di De Cosatura. È la lista dei nemici di De Cosatura. Il professore Musolino presenterà la stagnazione. D'estate ci sorbiremo 3, 4, 5 presentazioni di liste, di libri,
con 3, 4 o 10 partecipanti ci sorbiremo tutta la storia di Sorbello Bonomino e tutta le storie, il biglietto numero 27 o numero 37 di Michele Pane quando è andato in America, questo edificio quando è stato costruito nel 1928 questo. Va bene, lo so pure io, la conosco pure io la storia. Non c'entra la storia dell'edificio con quando si va ad amministrare. Quindi queste cose qua, avremo la stagnazione, dicevo, la stagnazione che c'è stata negli anni in cui ha amministrato il PD. PD che oggi non può dire di non avere niente a che fare con l'amministrazione Cardamone, perché è stato il PD di regolatura e il professore Musolino, componente, a favorire la caduta di Anna Maria Cardamone, che noi abbiamo cercato di bloccare, perché i quattro rivoltosi erano espressione del PD e il professor Musolino, nominato assessore quale garante di questi quattro, non ha garantito un bel niente. E l'ho detto e lo ripeto, e visto che adesso è candidato, a me sorge il sospetto che una bottarella, cioè una spinta, invece di sostenere, ha sostenuto al contrario. Perché questa è la storia. L'amministrazione di Anna Maria Cardamone, la vicenda della caduta di Anna Maria Cardamone è stata una storia, un'altra lesione alla democrazia decoratura. Anna Maria Cardamone ha vinto contro di me, contro di Gigi, aveva il diritto, che noi in minoranza riconoscevamo a lei, di amministrare. Ma per invidie non glielo riconoscevano quelli del PD, non glielo riconoscevano quelli che erano insieme con lei. Non abbiamo detto noi, e rispondo a una delle quattro, non abbiamo detto noi che i quattro l'hanno ricattata la sindaca, l'ha detto la sindaca in consiglio comunale che era stata ricattata. Quindi, siccome loro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, vuol dire che era vero quello che ha detto la sindaca. Io mi sono dilungato, vi do appuntamento al prossimo comizio che faremo, dove parleremo dei programmi e speriamo di avere qualche risposta per poter continuare anche a dire qualche cosa. Lanciamo questa sera ai quattro candidati e agli altri candidati la proposta di un incontro moderato da chi volete voi. Sceglietevi il moderatore, partecipa Gigi, non partecipo io, perché il sindaco candidato è Gigi, ma questa cosa si deve fare, un confronto fra i quattro candidati. Dovete vederli messi da vicini per dire, questo può fare lo sindaco? No. Questo può fare lo sindaco? No. Questo può fare lo sindaco? No. Gigi può fare lo sindaco? Sì! Grazie, buona serata e buona domenica. Posso spegnere?